Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, aggiornamento in corso, non so se in questa settimana riuscirò a portare gli altri due video o questo sto registrando perché si sono fermati un attimo perché stiamo facendo i lavori in cucina e ad oggi è San Valentino, quindi auguro a tutti gli innamorati. E niente raga, io sapete, non ho ricevuto niente, non lo so fine stasera, non lo so quello che succederà. Se mi arriverà qualcosa a casa non lo so, se mi arriverà qualcosa farò un video su TikTok, lo pubblicherò anche qui, quindi andatevi a seguire su TikTok federica.pantaleo17, lascio il link in descrizione. Come avete visto non c'è più il guardaroba sui nostri letti, ma ci sono le mensole che dobbiamo fare un'altra cosa, che poi avete gli aggiornamenti. Quindi piano piano vedete anche il cambiamento sia nella nostra stanza che nella cucina, che se volete vi farò un tour quando sarà tutto completo, perché farlo adesso piano piano giorno per giorno, poi da sicuro che lo farò su TikTok, non lo so. Per il momento stanno a metà dei lavori, quindi questo è tutto. Quindi io volevo fare questo video proprio appunto per informarmi e informarvi quello che accadrà. La settimana scorsa sono andata anche a mettere il resto delle stelline sopra, quindi cioè raga, mi sto proprio aggiornando nella mia vita quotidiana. Giorno per giorno sto vedendo sempre nuovi iscritti, anche se poco alla volta sto vedendo nuovi iscritti al canale YouTube. Su TikTok stiamo aumentando piano piano, e che dobbiamo fare? Piano piano cresceremo tutti quanti insieme e ci divertiamo un po' insieme. Quindi questi proprio ho fatto questo video per aggiornarvi sul mio apparecchio, perché una volta a mese per i prossimi 3 anni vi aggiornerò su questo apparecchio che io sto portando. Per il momento sono completata solamente sul mio cielo sopra. Scusate se sentite i rumori di fuori, però non è che sto registrando fuori, ma sto registrando in casa, ma si sente i rumori fuori perché ho il balcone aperto perché dobbiamo prendere l'aria, siamo pieni di polvere. Bene, un po' di pazienza. Comunque, cioè, sui molari le stelline non mi fanno proprio male, cioè è proprio normale, tutto normale. Sì, all'inizio, da sicuro, i primi 2 giorni sì, mi faceva un po' male. E questo. Comunque i prossimi giorni non so se riuscirò a pubblicare qualcosa, accontentatevi di questo piccolo video che oggi vi ho pubblicato, poi ce lo pubblico. E questo è tutto. Cioè io devo andare di nuovo dal dentista, raga, non so se è una coincidenza, ma l'8 marzo. Io l'8 marzo, cioè sarebbe tra parentesi la festa delle donne, ma non ho mai festeggiato, diciamo. Le altre ragazze, le altre donne vanno di qua, vanno di là, vanno a vedere i cantanti, compagna mia cantante, e invece a me no, perché secondo me solamente è una festa per fare tipo casino e economico, e cioè io così la penso. Cioè questo è, per me non ha senso fare tutto ciò, perché vabbè, però questo è un argomento che poi prenderemo in mano la prossima volta, oppure proprio alla festa delle donne, quindi che appunto farò un video a parte per la festa delle donne. Giù se vi va nei commenti scrivetemi come l'ha passata questa giornata, e ovviamente per chi è fidanzato. Io come al solito, per me è un giorno come tutti gli altri, ma anche se sono fidanzata penso che sia la stessa cosa, perché cioè, appunto questi giorni di festa a me non è che mi piacciono tanto festeggiare, ma non perché non li voglio festeggiare o perché non posso, ma perché cioè, è proprio un fatto mio che non mi va di festeggiare. Quindi questo è tutto. Più di andarmi a comprare un pacchetto di baci per Gini, giusto per far vedere che ho festeggiato anche io, ma mi autoregalo i regali, cioè proprio. E niente raga, contatevi questi pochi minuti che siamo stati insieme, e noi un bacio e ci vediamo al prossimo video, sempre se questa settimana riuscirò a pubblicare altri video.
se no vi pubblico qualche TikTok al volo, giusto per stare sempre un po' in compagnia, come ho fatto ieri. Un bacio e al prossimo video.